365 giorni no alla violenza sulle donne. È una serata spettacolo al Teatro Circus di Pescara a chiudere il cerchio di un ricco programma di iniziative promosse dall'amministrazione di Pescara in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ospite d'onore la cantautrice Irene Grandi con un mini set delle sue canzoni più conosciute. Abbiamo scelto Irene Grandi perché Irene Grandi da sempre è un po' il testimonial dell'antiviolenza, fa tanti concerti in tal senso, ma soprattutto perché lei, abbiamo visto nella prima parte, parlerà di antiviolenza, di quanto è crudele questa fattispecie di reato, la violenza sulle donne. Quindi prima ci sarà un'intervista con la nostra parola di Simona, ci sarà soprattutto un'attività anche di riflessione e poi ci sarà la parte del concerto con le sue canzoni che sono anche un messaggio univoco in questo senso, non alla violenza sulle donne. Quindi una serata a cui teniamo tanto perché bisogna, la violenza sulle donne non si combatte soltanto facendo eventi, oppure, ma più che eventi, facendo spunti di riflessione, facendo attività presso le scuole, si combatte a 360 gradi. La musica ha questo potere di avere le parole che ti arrivano dritte al cuore, che ti possono far vibrare forte e che ti possono incoraggiare a fare anche scelte importanti. Io ci credo molto in questa cosa, a me la musica mi ha salvato mille volte da, non so, tristezza, indecisione, insicurezza. Io, per me la musica è stata appunto la mia compagna veramente, come il mio training, no? La mia palestra per diventare forte nel mondo. Quindi io credo molto nel potere curativo della musica. 365 giorni no alla violenza sulle donne, questo è lo slogan coniato dal Comune di Pescara, che noi abbiamo sposato pienamente. E allora è stato quello, diciamo, la cosa che ci ha fatto innamorare di questo evento e ci siamo dati, io parlo al plurale perché tu sai che io viaggio in squadra, da soli non si va da nessuna parte, e quindi ci siamo posti questo quesito: ok, oggi è un giorno speciale, ma deve essere uno dei tanti giorni in cui diciamo no alla violenza, e lo facciamo dire da uno stuolo di artisti che sono ascoltati. L'artista poi serve a quello, i grandi artisti non servono solo a intrattenere, ma sono quelli che hanno l'ascolto delle persone. Allora ve lo facciamo dire da loro. Oh, è tutto qui.